Andiamo avanti, il presidente Gualtieri della Paolana, ben ritrovato presidente. Ben trovato a tutti. Tra l'altro la prima volta forse che la sentiamo la domenica, penso che Lupis l'abbia sentito una volta al sabato. Paolana sì. Che insomma dopo quel blackout tra virgolette che c'è stato, non so se c'è stato realmente perché lei insomma ha preso le difese del tecnico, ma sta di fatto che dopo quel momento sono arrivate due vittorie importanti, quelle in casa del Gallico Catona, oggi con il Soriano. Siete imbattuti, il cammino è positivo, chiaramente aspettate il momento giusto per mettervi saldamente lì in testa alla classifica o quantomeno agganciare il gruppo. Sicuramente questa è la nostra intenzione, quello che ci lascia soddisfatti oggi è sicuramente che si è riuscito a trovare una quadra, diciamo, di squadra che anche se abbiamo giocato in condizioni davvero al limite per il vento, con vento a volte con raffiche fortissime, siamo riusciti a detta di tutti e di quelli che hanno visto la partita, un primo tempo che quasi sembrava che non ci fosse vento, con delle trame molto molto puntuali, dove i ragazzi si trovavano a memoria, un primo tempo alla grande dove abbiamo messo in serie difficoltà il Soriano segnando due gol, poi continuando facendo il terzo, poi abbiamo subito un gol, diciamo, sul dopo il 3-0, un pochino di rilassatezza forse dei ragazzi, ma abbiamo giocato davvero in condizioni quasi proibitive. Sì. Quindi è tutto merito dei ragazzi che sono riusciti a stare concentrati e quasi a calcolare il vento come tirava per poter fare le giocate giuste. Sì, comunque sì. Oggi realmente abbiamo visto una bella partita che nessuno si aspettava di poter vedere, proprio per le condizioni del tempo proibitive al massimo. Ma eravate tutti d'accordo a proseguire su questa gara? Non so se c'erano momenti in cui davvero si... chiedo, ecco, se lei ci racconta di davvero di difficoltà proprio giocare. No, allora c'è stato semplicemente un equivoco da parte dell'ambiente, dove, come ho detto il suo collega, no, la partita con con il Gallico Catona, sì. Era una partita difficile perché era in un momento particolare dove diciamo che l'ambiente, guardando la squadra che avevamo predisposto, si aspettava di vincere sempre secondo loro, in casa fuori. No, io mi riferivo alle condizioni climatiche, no? Oggi alla fine, cioè, si poteva realmente giocare o c'è stato il rischio proprio di una sospensione, di un rinvio? No, rischio di una sospensione no. Diciamo che a volte avevamo difficoltà a tenere il pallone fermo sui calci d'angolo, sulle punizioni, sì. Dove quando andavi per battere magari arrivava una folata di vento che ti spostava poco il pallone. Certo. Però sicuramente abbiamo giocato con difficoltà. Sì, da una parte che dall'altra. C'erano a volte delle raffiche che si calmavano per alcuni momenti, poi riprendevano, certo. Poi è stata tutta la partita. Non era insomma costante questo vento. Vincenzo? No, ma sì. Proprio per le condizioni che c'erano nessuno si aspettava che la Paolana potesse effettuare una prestazione del genere, dove davvero la volevano a tutti i costi e ci sono riusciti facendo restare tutti soddisfatti della prestazione fatta. Di questo siamo tutti molto contenti, infatti poi sono sceso negli sfogliatoi perché questa volta la partita l'ho vista dalla tribuna. Ci vede meglio dall'alto, dai. Potete Vincenzo Tarsi è con me, compagno di viaggio nell'appuntamento domenicale. Vincenzo. Sì, presidente, buonasera. Mi riallaccio a quello che diceva lei, insomma, il fatto della partita in casa contro l'Agri, no? Che ha dato un po' di polemiche su questa partita, e poi c'è stato anche Pellicori. Siamo sfortunati perché anche lì con l'Acri e là davvero era proprio una partita proibitiva più di quella di oggi, nel senso che aveva piovuto tantissimo, c'era tutto il terreno
bagnato, però non si poteva fare un passaggio da un metro che la palla si bloccava e quindi erano costretti a fare lanci su lanci, e quindi quello diciamo che avvantaggiava la squadra ospite che magari era venuta con l'intenzione di portare a casa, sì, un punto, e c'è riuscita, e con tutto ciò abbiamo avuto almeno 3-4 occasioni davanti alla porta per poter segnare, ma con quelle condizioni davvero proibitive al massimo non ci siamo riusciti, e questo diciamo che aveva messo un po' di malumore all'ambiente. Appunto, stavo dicendo che abbiamo ascoltato Pellicori, il vostro mister, una volta, e lui era dispiaciuto ed era arrabbiato perché voleva che i giocatori dessero qualcosa in più. Adesso quindi, da quanto capisco, da quanto sento lei, mi pare che Pellicori sta arrivando a quelle prestazioni che possono anche portare al risultato, chiaramente. Sì, il mister è rimasto contento delle prestazioni dei ragazzi, con l'inserimento di qualche under spostato da un posto a un altro e cose, penso che abbia trovato una mezza quadra di squadra dove può contare su un gioco abbastanza fluido, e niente, nel senso che va bene così, sì. Non c'è nessun tipo di malumore adesso in giro. Proseguiamo per la nostra strada. Buono così. I tifosi... tempo per riagganciarci in quella vetta dove penso che ci possiamo stare anche noi. I tifosi della Paulana sono dei buon gustai, lo posso garantire, lo conosce bene. E nello stesso tempo, insomma, io da quest'anno ho cambiato posizione, ma fino all'anno scorso io ero in mezzo a loro, quindi anzi. Per passare un po' di tempo, che anche i giocatori che non mi conoscevano, e invece di giocare guardavano verso la tribuna, perché a un certo punto mi sono messo insieme agli ultra a suonare un po' di tamburo e cose che ne avevano di voglia, e quindi mi sono messo insieme ai tifosi a fare un po' di tifo, e i ragazzi in campo mi guardavano e dicevano: ma quello è il presidente? Me l'hanno riportato, dice: sì, è il presidente.